Ma questa giornata è un messaggio importantissimo che viene lanciato a tutta la Calabria, alla Calabria impegnata, già il titolo, una giornata di anti-ndrangheta, la Calabria dell'anti-ndrangheta. È un bel sentire, è un bel vedere. Non è soltanto, lo dicevo in apertura, portando i saluti, non è solo una giornata in cui si fa il punto, come al solito, del nuovo manifestarsi della criminalità organizzata, dell'andrangheta, di questa galassia, ahimè, che assume sempre contorni più ampi e sempre meno definiti. Si parla di 'ndrangheta 4.0, ma anche un momento anche per dire quali strumenti sono stati messi in campo e come si sta lavorando, a quali altri strumenti si sta lavorando per poter contrastare efficacemente il fenomeno malavitoso. Quindi anche una finestra sulla legge 9 del 2018, la cosiddetta legge anti-'ndrangheta, di cui sono orgogliosamente il promotore e il primo firmatario, che è stata approvata all'unanimità, un fattore molto importante, dal Consiglio regionale nella seduta del 27 aprile. Proprio ieri, tra l'altro, i presidenti di Commissione Antimafia siamo stati di tutta Italia, a Roma, presso la Procura Nazionale Antimafia, con tutti i procuratori nazionali antimafia, sostituti, aggiunti, e il procuratore Caffiero De Raho, procuratore capo. E da lì è partita anche l'iniziativa di vederci a breve, proprio con l'anno nuovo, in una serie di sedute che saranno calendarizzate, in cui si costituisce un organismo coordinato che vede non solo la partecipazione dei presidenti delle commissioni con i procuratori della Procura Nazionale Antimafia, in un anche rinegoziato spirito di collaborazione istituzionale. Si è detto proprio ieri, nel mio intervento proprio ieri, che se ci dobbiamo vedere giusto per farci i salutini una volta all'anno non ne vale neanche la pena. Se stabiliamo invece date cadenzate, appuntamenti specifici, argomenti specifici, penso caporalato, liberi di scegliere, vittime di mafia, beni confiscati, che è un tema molto importante di questi tempi, tanto per citarne alcuni, beh, su quelli ci incontriamo, facciamo giornate di lavoro per poi promuovere anche un'attività legislativa regionale che, guardate, se tutte le regioni legiferano in un certo modo, allo stesso modo è come se fosse una legge nazionale, perché andiamo a coprire il territorio e a sopperire quindi quella che è una certa lentezza del Parlamento italiano nel riuscire a legiferare, soprattutto quando si tratta di fare riforme radicali che richiedono tempo, richiedono maggioranze ben solide in Parlamento e richiedono governi stabili. Se si va a votare una volta all'anno, credo che sia difficile poi fare questo. Quindi le regioni anche, ecco, da questo punto di vista, parlare di un regionalismo rinnovato, efficace, e che può trovare proprio nella legalità una sua ragione di rilancio, visto il buon vento che tira. Guardate, l''ndrangheta ha fatto progressi impressionanti, ahimè, a dimensioni incredibili. Anche quest'anno ha confermato un dato di un fatturato superiore a 50 miliardi l'anno. Stiamo parlando di cifre che da capogiro ovviamente, però bisogna pure dire che non siamo all'anno zero, che sono stati fatti passi da gigante, e ulteriori passi si stanno per fare proprio non appena alcuni provvedimenti normativi troveranno la loro concreta attuazione. Perché poi, attenzione, bisogna i provvedimenti, lo sappiamo, viene approvata una legge domani, poi bisogna attuarla concretamente, non è facile, ma su questo ci stiamo attrezzando. Ecco, in passato c'era questa tendenza a promuovere l'attività legislativa, ma poi se la legge si attua o non si attua, no. Adesso invece c'è una grande attenzione alla fase dell'attuazione. Questo è molto molto importante, sapere di poter godere anche di un rapporto privilegiato con gli uffici competenti, Procura Nazionale Antimafia. Abbiamo chiesto alla Procura Nazionale Antimafia di mediare anche con le prefetture, con le procure distrettuali regionali, in modo da avere, guardi, spesso c'è un problema che nel campo pubblico istituzionale non si riesce a fare squadra, mentre le mafie fanno squadra. Abbiamo visto l'ultima operazione, che quando si fa squadra, pensate all'ultima operazione di natura o di portata internazionale, che ha visto un coordinamento internazionale, beh, quando ci si siede a collaborare.
perché non perché lo diceva Falcone, la mafia è qualcosa come tutte le cose umane che ha un inizio, qualcuno ha detto sì, ma sta fine quando sarà? Dove la vedremo? Perché poi per vedere una fine bisogna attivarsi anche affinché questo viaggio finisca, e dipende da noi, ma ripeto, ieri è stata scritta una pagina indelebile nella storia dell'antimafia proprio a Roma in questo incontro, che è stato tra l'altro un incontro voluto anche in funzione di questa presentazione oggi di legge. È stato questo l'occasione da cui è nata poi la scintilla per procedere in questi modi. Guardate, lasciatemi poi dire l'ultima cosa, che è stato bello ieri sentire a Roma da parte dei presidenti delle commissioni antimafia delle altre regioni sentire parlare della legge regionale della Calabria come il provvedimento più avanzato e che molti applicheranno e attueranno anche nelle loro regioni, quindi la Calabria non solo prima terra di antimafia, di mafia, cioè, ma prima terra di antimafia. Sa, è bello avere un primato diverso, via, un primato di produzione normativa di legalità, e non perché ne sia il promotore o il primo firmatario, ma veramente ti riempie, vale una vita una cosa del genere, quindi lotteremo ancora di più nei prossimi tempi, e da gennaio in avanti sarà anche un bel vedere di iniziative. A febbraio avremo tutti i presidenti di commissione antimafia qua a Catanzaro su un seminario sull'udopatia e gioco patologico d'azzardo. Attenzione, abbiamo individuato 6 aree. Caporalato, ad esempio, saremo in Puglia dove ci scambiamo, ma non la solita convegnistica, ma si fanno tavoli di lavoro, si comunicano le esperienze e si adottano poi provvedimenti normativi, si elaborano progetti legge che adotteremo tutti i consigli regionali, per quel discorso che facevo prima, ed è un gran bel vedere perché c'è volontà anche di fare contro la mafia, le mafie e contro l'andrangheta in particolare. Avete visto oggi la presenza delle scuole, stupendo il fenomeno che c'è all'interno della realtà scolastica calabrese. Poi purtroppo, ahimè, si veicolano solo alcune cose, non altre, ma è un rifiorire generale. Io sono estremamente fiducioso, per cui speriamo che quella profezia che aveva fatto pure Giovanni Falcone si potrà attuare al più presto, quantomeno almeno noi potremo dire un domani, dice, beh, ce l'abbiamo fatta, e vedere per i nostri figli un futuro migliore.